emotivo, ok? Collegato alle emozioni. Ma lo stress non è tanto quello che succede nel corpo, ma è come il corpo reagisce a una situazione esterna. E c'è come nessuno mi può fare arrabbiare, ma non sia volerlo, ci sono situazioni che una persona genera uno stress e altri che non glielo generano. Tutto sta come pensiamo, a quali sono i nostri pensieri relativi a quella situazione. Esempio, sono arrivata prima, ho chiesto a Rita il video. Cioè, il videoproiettore, ringrazio per il videoproiettore, e mancava il cavo di alimentazione al computer, il cavo di collegamento al computer. Quindi panico, e ho detto no, c'è sempre un modo, e ho detto che lo troviamo e alla fine l'abbiamo trovato. No? Quindi, perché? Perché quando reagiamo con ansia non riusciamo a gestire bene le situazioni, e quindi perdiamo il controllo. Quindi lo stress è assolutamente gestibile, la cosa importante prima di tutto è riconoscerlo. E cos'è? È un sentimento di preoccupazione, sopraffazione o esaurimento. E pensate che per l'80% degli americani intervistati lo stress mantiene un valore stabile o sta aumentando, e questa situazione è molto preoccupante. E per il 20% raggiunge un livello estremamente alto. Ne abbiamo quattro tipi di questo stress. Allora, abbiamo lo stress biologico. Non ce la faccio, non ce la farò mai. Qualcuno che è proprio una cosa che ormai qua non abbiamo, è proprio non riuscire a procacciarsi il cibo. Non è una cosa che abbiamo. Vale avere il frigo vuoto. Collegato Collegato. perché inconsciamente noi abbiamo paura di rimanere senza cibo, perché evolutivamente il nostro gene è proprio un gene evolutivo che poi dopo produce insulina. Noi siamo progettati per creare delle riserve, ok? Quindi nel momento in cui non vediamo cibo, cioè dal punto di vista proprio del cervello rettiliano, che è quello per la sopravvivenza, quello che succede è che ce lo dobbiamo cacciare. Magari non immaginiamo che c'è al supermercato aperto fino alle 10 sotto casa. Oddio, come faccio? Ok, però è proprio una cosa inconscia, che si chiama teoria del gene Thirst. Quindi sì che si innesta quello stress biologico, che però non è reale, ok? Emotivo, come dicevi tu, quindi lo stress è generato dalle emozioni, paura, rabbia, senso di colpa, paura economica, cioè una molto diffusa nei nostri giorni. Quello è un tipo di stress termico e fisico. Non so se vi è capitato quest'estate, col caldo terribile che ha fatto, di magari diventare anche un po' più irrequieti, con sofferenza. Oppure c'è chi tollera più il freddo, io il freddo non lo tollero, io col freddo mi annullo in certi momenti. Quindi c'è chi tollera più il freddo, c'è chi tollera più il caldo, anche lì l'alimentazione andrà modificata a seconda di chi ama più il freddo e chi ama più il caldo. Ci sono persone che tollerano di più gli alimenti crudi, ci sono persone che tollerano di più gli alimenti cotti. O ci sono dei periodi dell'anno in cui un cibo viene tollerato e un altro periodo dell'anno in cui lo stesso cibo non viene tollerato. E poi c'è questo tipo di stress nuovo, di cui voglio assolutamente passarvi i concetti, che si chiama stress metabolico. Lo stress metabolico è il fatto di mangiare senza nutrirci. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ingeriamo calorie senza ottenere da quelle calorie il nutrimento